categoria ragazzi qui a Eutelsat TV Awards, riconoscimento per TV Yo-Yo. Siamo qui con Massimo Liofredi, un riconoscimento importante, non il primo per la vostra televisione, ma sicuramente un riconoscimento importante. Beh, è stato un anno importante per noi, devo dire che questo premio va a coronare lo sforzo e il lavoro di tutto un team che ha dato grandi soddisfazioni alla RAI e credo che sia un fiore all'occhiello per la nostra azienda. Rai Yo-Yo ha 8 anni ormai, è quasi un bambino pronto per passare di classe, per passare di scuola. Quali sono i programmi per il futuro? Beh, nel futuro noi svilupperemo sempre di più un accostamento alle lingue, in quanto credo nel concetto di internazionalizzazione del canale. Bisogna insegnare ai bambini le lingue, che sono fondamentali per uno sviluppo con i mercati stranieri. E poi comunque sempre un concetto di valori che è fondamentale. Noi in questo siamo molto attenti, il valore dell'amicizia, il valore della famiglia, il rispetto, anche nei cartoni animati è importante darli, considerando che poi siamo forti di produzioni di grande successo, dove certi valori non mancano mai, c'è grande attenzione in questo. Ecco, mi sembra un manifesto veramente da servizio pubblico. C'è qualcosa che voi prevedete riguardo alla programmazione proprio dedicata ai bambini, come dire, con un'attenzione a trovare forme nuove magari di legame col territorio o di rapporti con la società più diretti, che non siano quelli broadcast del parlare da uno a molti e basta? Sì, indubbiamente uno dei concetti fondamentali sarà quello di saper parlare a tutti i bambini. Viviamo in una società multietnica, per cui è giusto aprire anche un canale come Yo-Yo a questo concetto. In questo poniamo attenzione e per il futuro prevediamo tutta una serie di progetti nuovi che stiamo sviluppando, perché devo dire che non ci fermiamo sugli allori assolutamente. Cerchiamo comunque di migliorarci, anche perché è il nostro dovere come servizio pubblico.